Salve a tutti amici di Facebook e di YouTube. Oggi prepariamo la besciamella per fare il condimento al burro per le arancine siciliane. Per fare la besciamella occorre latte, burro, sale, pepe, noce moscata e farina. Seguite me passo per passo. Cominciamo a prendere un pentolino. Versiamo 1 litro di latte. Aggiungiamo 20 grammi di sale. Un pizzico di noce moscata. Un pizzico di pepe. Diamo una piccola mescolata. E aggiungiamo 250 g di farina. Diamo una mescolata. E aggiungiamo 100 g di burro. Adesso siamo pronti per metterlo sul fuoco. Accendiamo il fuoco. E con un cucchiaio di legno mescoliamo. Sempre di continuo. Come vedete, sta cominciando già a quasi stringere. Abbassiamo un po' il fuoco. E con forza diamo una bella mescolata, per far sì che il tutto venga liscio. Portiamo in ebollizione, è quasi pronta. E la nostra besciamella è pronta. Non resta altro che farla raffreddare e poi preparare il condimento a burro per le nostre arancine. Versiamo la nostra besciamella in un contenitore
per farla raffreddare meglio. Questa è la nostra besciamella per fare il condimento a burro delle arancine. Per fare il nostro condimento a burro per le arancine occorre 400 g di mozzarella, 200 g di prosciutto, un mazzetto di prezzemolo. Proseguiamo adesso a preparare e a tagliare il nostro prosciutto. Facciamo in questa maniera. Andiamo a versare nella nostra besciamella. E continuiamo il nostro taglio. Tagliamo la mozzarella. E la tagliamo a dadini. Tu stai qui accanto a papà, non ti muovere, va bene? Papà, mi calla. Sì. Prendiamo un mazzo di prezzemolo, gli diamo una sciacquata, tagliamo il nostro prezzemolo,
versiamo tutto qui. Adesso non ci resta che mescolare per bene con le mani. Incorporiamo per benino tutti i nostri ingredienti. Il nostro ripieno a burro è incorporato con i suoi ingredienti e deve risultare in questa maniera.